Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Sono carico. Ovviamente, come avete capito dal titolo, è la mia prima notte nel doblò camperizzato. Sono gasatissimo, cioè non so che cosa aspettarmi. Sto andando nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e sì, alla fine questa è la mia prima uscita col minivan, microvan, diciamo. Qua dietro c'è tutto l'allestimento. Però se siete curiosi, volete vedere che tipo di allestimento ho fatto, non vi preoccupate perché ne farò un video a parte, uscirà non so quando, ma uscirà, giuro. Allora, il programma è questo: stasera si dorme a Forca di Presta, che è il punto di partenza per la maggior parte delle escursioni più famose, più frequentate del versante dei Sibillini, che non mi ricordo, sì, vabbè, che non è Castelluccio di Norcia, vabbè. Fatto sta che ho deciso che dormirò lì stasera, in modo che domani mattina potrò svegliarmi e prepararmi con calma la colazione e tutto, e aspettare l'arrivo del mio socio Roberto insieme a mio padre, perché sì, sarò in compagnia di questi signori. Però ho deciso di partire in solitaria perché avevo troppa voglia di provare il nuovo allestimento, è la mia prima uscita. Quindi niente, il tramonto qui su a Tortoreto è promettente e niente, ci vediamo stasera. Raga, so che la luce è quello che è, perché ti sei fatto tardissimo al lavoro e sto cercando con tutto me stesso la concentrazione e la forza. Comunque sono arrivato a Forca di Presta, aria sosta camper, è fresco, tira un po' di vento e inizio a montare l'allestimento perché poi devo mangiare, che sto morendo di fame. Allora amici, quello che sentite è il suono dell'acqua che bolle. Vediamo se riesco a migliorare un po' le condizioni della luce. Vediamo, sono a Forca di Presta, Monti Sibillini, in un'area sosta camper. Il paesaggio è a dir poco spettacolare. Ci ero già venuto ad ottobre quando Garmont organizzò l'evento, insomma ero a Castelluccio, però ero in hotel, quindi non è proprio la stessa cosa. Peccato che sono arrivato tardi, ho dovuto fare una corsa dopo lavoro di corsa, sono partito alle 7, sono le 9 e io sto ancora facendo bollire l'acqua. Però è una sensazione stupenda, ho già allestito la situazione letto. Questa è, vediamo, questa è la cucina, sta bollendo, questo è il cassettone, qui c'è il panorama fuori, vabbè. Fatto sta che sono super carico per la situazione e per il fatto di uscire domani qui sui Sibillini. C'è ancora un po' di luce in fondo alle montagne. Sono affamatissimo, sto cercando di ambientarmi un attimo perché è una situazione un po' diversa dal solito. L'ultima volta che ho dormito in montagna, in tenda, in solitaria, era quando ho fatto il Cefalone e l'Intermesoli. Ho dormito proprio ai piedi della montagna, ma quella era tutta un'altra storia. Anzi, il video ve lo lascio qua sopra se ve lo siete persi. Qua le cose cambiano totalmente. Se fossi arrivato prima mi sarei goduto il tramonto, mi sarei goduto un po' la calma di tutto ciò che comporta uno stile di viaggio del genere. Comunque va bene così e sono contentissimo, non vedo l'ora di vedere le prime luci del sole domani e vi farò sapere com'è andata la notte. Nel frattempo mi godo un po' la situazione, telecamera spenta per la prima volta, quindi ci vediamo domani mattina. Buongiorno amici, la notte è andata benissimo. Ho dormito molto molto bene, a una certa ho iniziato a sentire un po' di freschino sulle braccia, ma poi mi sono coperto come si deve col sacco a pelo, sto rimettendo a posto le tende. È un po' ventilata la giornata di oggi, ho fatto dei sogni veramente assurdi, bello poi svegliarsi, cioè
Questa è la location in cui ho dormito. E questo è il panorama. Cioè, questo è il panorama. E io stanotte, boh, dormivo qua. Cioè, che giornata. Se non fosse per sto vento del cazzo sarebbe perfetto. Ma va bene, ce la facciamo. Ce la facciamo bastare lo stesso. Il socio e mio padre stanno per arrivare, quindi preparo la colazione, metto un po' a posto e poi si parte. Allora, facciamo un ultimo check dello zaino per vedere se abbiamo tutto. Pile, primo soccorso. Ok, direi che è ora del caffè. Cosa abbiamo da qua, porca miseria? Allora, qua tira vento, vediamo un po' poi. È uscito con i pelati di braccio. E quindi stai attento. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Cari amici, dopo la sosta crema, prima di diventare dei cazzo di fiammiferi, iniziamo, cioè continuiamo la salita. Il vento un po' rompe le scatole, ma va bene, cioè fa un caldo boia che non mi immagino. Sopra il vettore sicuramente troveremo qualche lingua di neve e il paesaggio intorno a me è spettacolare. Quella là in fondo dovrebbe essere la macera della morte, se non ricordo male. A rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, post-COVID. Si sente la fatica. Il vecchio ha preso il COVID, però oggi è operativo. Siamo quasi arrivati al rifugio Ziglioli, dove penso che ci fermiamo per colazione, perché il livello è scarso oggi, livello sportivo. E praticamente dobbiamo salire prima qua sopra, riscendiamo e ci rifacciamo la salita su. E questo dovrebbe essere il pizzo del diavolo, destinazione finale di oggi. Allora, zero vento, quindi la situazione si è stabilizzata. Panorama unico. Amici, siamo proprio sotto la cresta del Monte Vettore. Stiamo aspettando mio padre, che oggi è un po' scarico, ma piano piano arriva. Come poi gli abbiamo fatto adesso quando c'era appena tutto, riusciamo, appena abbiamo due giorni a venire giù. Abbiamo la giba. Andiamo, ci mettiamo un po' più in qua. Devo premere una volta. Iniziamo una super discesa volta al ritorno al bivacco Ziglioli, al ritorno del bivacco Ziglioli. Dopodiché si sale per la cresta opposta a quella dove siamo adesso e speriamo di non beccare neve troppo, troppo merdosa che ci possa bloccare. Però si vede gente, quindi tecnicamente ce la facciamo. Allora, il socio è un po' demoralizzato perché ha visto la salita. Non è assolutamente vero. Fa finta di avere insetti dentro la maglia pur di tornare indietro. Siamo ritornati al bivacco Ziglioli. Adesso abbiamo preso l'altra cresta, che sembra molto più incazzata del vettore, ma sicuramente più breve e più nevosa. No, arriviamo, mettiamo il segno. Discorsi del genere, poi un po' più tardi non c'è stato problema. No, anzi, mona. Io mi dissocio da quello che stanno dicendo loro. Sono un po' infugato. Prima vetta della cresta che ci porta al Redentore, la cima di Prato Pulito, anzi la punta di Prato Pulito, 2373. Panorama sempre bellissimo, stavolta ci affacciamo quasi completamente sulla piana di Castelluccio che vedete qua giù. E niente, fa caldo, ma è ventilato, perciò
Ce la caviamo, ancora un po' lunghetta la giornata. Il bivacco Zilioli ce lo siamo lasciati alle spalle, così come il vettore. Qua sotto si dovrebbero vedere i laghi di Pilato, ma sono ancora coperti, probabilmente li vedremo meglio da Pizzo del Diavolo, che è questa cima qui. Il socio ha deciso di incappare in una diarrea fulminante bevendo la neve, e che sembra più merda che neve, no. E adesso proverò a scroccargli la punta di una banana. Allora, siamo in ripartenza perché le condizioni fisiche, vabbè, sono fondamentalmente precarie. No, abbiamo deciso di non proseguire verso la cresta del Redentore, ma fermarci a cima del lago e riscendere con molta calma e tranquillità, perché il vecchio è ancora in ripresa dal Covid, quindi non è al top. Ora, siccome abbiamo concordato un incontro col porchettaro giù a Forca di Presta, ci aspettano delle birre, ma prima voto dell'escursione. No, il voto per scamanzia alla fine. Vabbè, ci sta. Ci sta. Mi riprendi mentre scendo, mentre cado? Probabilmente cadrà. Mi faceva notare giustamente il mio socio Robby che questa, in realtà... Dai, stavo scherzando, non siamo sui Sibillini, siamo sul Morrone, questa è schiena d'asino. Ciao, abbiamo fatto uno scherzo. I famosi camosci dei Sibillini. No, il sentiero è un po' accidentato qua in realtà. Calma, sì. Tanto pure non... Ah, ora di pranzo, tanto. Non ho mai beccato niente da questo. Ed eccoci finalmente arrivati al punto di partenza di stamattina, che è Forca di Presta. Io laggiù ho lasciato il mezzo. Siamo vicino al porchettaro, quindi fondamentalmente l'uomo che ci disseterà a forza di birre e porchetta. Perciò questa è una delle prime avventure, delle tante avventure, spero, col minivan. Fatemi sapere se vi è piaciuta, vi prometto che metterò prima o poi il video. Vi prometto che prima o poi metterò il video in cui vi spiego come l'ho allestito in ogni dettaglio, ve lo prometto. Grazie per aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi e fatemi sapere se siete venuti mai qui sul Vettore, sui Sibillini. È un posto spettacolare, soddisfattissimo di essere passato qui. E ci vediamo al prossimo video, vado a farmi due birre. Ma ditemi un attimo, voto. Adesso il voto. Voi il voto dell'escursione, ah, più beh, il terzo tempo. Con voi due il voto è solo uno, 10 più. Ragazzi, mi dispiace che mi ho fatto ritirare a mezza corsa. A me dispiace che non sei mai caduto e non hai offerto le birre. Non è caduto nessuno. Mezza birra l'ho offerto. Mezza, c'è qualcun altro che ha bevuto gratis. Ho scroccato il terzo tempo.